Il responsabile della diffusione della notizia falsa riguardante i due cantanti resta impunito, ecco cosa ha deciso la Procura di Milano. Dal 2016 al 2018 i Lunga Axe Fedez hanno formato un duo di successo che ha sfornato moltissime celebri hit musicali, alcune contenute del loro album Comunisti col Rolex, uscito nel 2017. Proprio 4 anni fa, quando i due erano all'apice della loro avventura insieme, uscì una notizia sul loro conto che sconvolse molti fan. Come hanno spiegato subito i due, si trattava di una fake news. Oggi arriva la decisione della Procura di Milano di archiviare il controverso caso. Ecco i motivi e la reazione dei diretti interessati. Il sostituto procuratore della Procura di Milano Isabella Samek Lodovici ha disposto l'archiviazione dell'inchiesta per diffamazione in base all'articolo 51 del Codice Penale che impedisce di punire chi esercita un diritto. Secondo la PM il reato è «oggettivamente configurabile», ma il comportamento del responsabile della diffusione della fake news non è punibile penalmente perché «si colloca nel contesto della disinformazione che spesso caratterizza l'ambito delle notizie dedicate al cosiddetto gossip con la spettacolarizzazione del pettegolezzo». L'8 aprile del 2017 si è diffusa sul web una notizia che ha fatto grande scalpore, subito rimbalzata in molti siti e pagine social. La fonte da cui proveniva la notizia recitava, i Lunga Axe Fedez arrestati con 28 grammi di cocaina nella macchina. Il sito che ha riportato il fatto era denominato, Rolling Stone, Live. Questo portale spiegava che i due cantanti fossero stati sorpresi mentre percorrevano in contromano la nota lussuosa via Monte Napoleone a Milano. Successivamente i carabinieri li avrebbero fermati e perquisiti, trovando la droga nella macchina in cui stavano viaggiando. Ma niente di tutto ciò era vero. Si trattava di una bufala orchestrata da un umbro di 38 anni che in rete si fa chiamare il re della bufala sociale italiana. Quest'ultimo avrebbe confezionato molte altre fake news.